Grazie a tutti per essere con noi a questa seconda puntata degli Olivetti Design Talks, organizzati dall'Associazione Archivio Storico Olivetti, insieme ad Olivetti, alla Fondazione Adriano Olivetti e al Politecnico di Torino. Due parole per chi non mi conosce: Gaetano Di Tondo, sono il presidente dell'Associazione Archivio Storico Olivetti e sono il direttore comunicazione e relazioni esterne di Olivetti. Perché abbiamo deciso di fare questo percorso insieme a Pierpaolo Peruccio del Politecnico di Torino, cui lascerò la parola dopo per la parte successiva? Perché Olivetti, come sappiamo, come sapete, visto che tanti di voi, qualcuno si è presentato prima, ha una lunga storia nella nostra azienda, ha segnato ovviamente la storia italiana, la storia industriale nel mondo e non soltanto in Italia, con design, prodotti, innovazione, welfare. E tutti quei valori che ancora oggi, per fortuna, sono ricordati e portati avanti da tante aziende e da tante persone. Allora, lo stesso posizionamento di Olivetti oggi, che abbiamo sintetizzato in Design Meets Technology, racchiude in sé tre temi: il design, la tecnologia e l'innovazione. E l'abbiamo preso da un progetto di comunicazione di qualche decennio fa che abbiamo all'interno dell'archivio, attualizzato ad oggi. Quindi, quando parliamo di DNA Olivetti sempre presente, lo vediamo ancora di più in questa unione fra il passato, il presente e il futuro. Il design stesso, visto che parliamo di design talks, è un elemento di eccellenza e anche, definiamolo pure, di supporto strategico nel percorso di Olivetti di oggi, andando a riprendere tutto quello che è stato l'esercizio e la bellezza, perché di bellezza dobbiamo necessariamente parlare del passato, quindi insieme a temi come la sostenibilità e l'economia circolare. Quindi il design diventa anche collante di questi percorsi. Col Politecnico di Torino abbiamo fatto anche delle attività insieme su questi temi nei mesi scorsi e sicuramente tante altre ne faremo. Se vogliamo, la storia olivettiana poi si chiude intorno all'altro concetto di human centricity. Siamo aziende, ma siamo aziende fatte di persone. Quindi anche tutto il nostro percorso di oggi e di domani ruota intorno a questo. Cito solo un esempio, sempre col Politecnico di Torino. Stiamo facendo un master in Smart Product Design e abbiamo assunto 12 ragazzi per 2 anni. È partito circa un mese e mezzo fa. Quindi anche questo fa parte di altri percorsi virtuosi. La comunità di Ivrea alla community digitale. Oggi ci vediamo in questa modalità per il periodo non felice che viviamo, dall'altra parte vediamolo come un'opportunità perché anche nei talk successivi avremo presenze internazionali che probabilmente non avremmo avuto in modalità normale. Anche oggi siamo collegati, io da Roma, Matteo da Roma, Pierpaolo da Torino, quindi ci sono persone da tutta Italia. E ci stiamo parlando su questo tavolo virtuale. Noi andremo avanti fino a luglio. Lascio poi a Pierpaolo adesso qualche dettaglio aggiuntivo. Volevo però ringraziare anche tutti quelli, diciamo, enti, associazioni che ci stanno supportando anche nella narrazione quotidiana. Quindi faccio una breve lettura di tutti quelli che abbiamo a bordo che hanno aderito insieme a noi con entusiasmo all'idea che con Pierpaolo gli abbiamo raccontato e dal primo minuto ci hanno detto di sì. Quindi la città di Ivrea, Confindustria Canavese, Museo Impresa, l'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, il Museo Tecnologicamente, la Fondazione Natale Cappellaro, l'Adriano Olivetti Leadership Institute, Domus, l'Associazione Design, l'Associazione per il Design per il Disegno Industriale, la World Design Organization, Cappelli e Identity Design, il Circolo del Design di Torino, Company Talks, Ivrea Roma, Officine ICO, e il quinto ampliamento. Ecco, ci tengo a dirlo solo perché siamo tutti amici, no? C'è questo concetto di comunità che ho ribadito prima, e tutte queste persone in amicizia hanno detto: l'idea è bella, raccontiamola insieme. Nella prima puntata c'era Stefano Sertoli, il sindaco di Ivrea, che, come fra le cose che ha detto: è bello che si continui a parlare di qualcosa in proiezione verso il futuro. Lascio la parola a te, Pier, così andiamo avanti nella parte pre. Grazie Gaetano, hai spiegato benissimo il significato proprio di questo progetto. Intanto un caloroso saluto anche da parte mia, benvenuti diciamo al secondo Olivetti Design Talks. Abbiamo circa
un'ora, vero Gaetano? Sì, direi che possiamo anche prenderci magari anche qualcosa di più, per raccontare un mito. Allora, il mito in questione, lo sapete, è la macchina per scrivere portatile Lettera 22. Una macchina entrata in produzione, come molti sanno, nel 1950, 18 anni dopo, la MP1, che era la prima macchina portatile, 1932. Una macchina che è stata strumento di lavoro e compagna di viaggio di molti scrittori e giornalisti, ne cito due, Indro Montanelli, molto conosciuto, e sono soprattutto molto note le fotografie di Indro vicino alla sua compagna di viaggio, appunto la Lettera 22, poi Enzo Biagi anche, ma anche Oriana Fallaci, insomma, per Paolo Pasolini, ecco, andando avanti. Cosa faremo oggi? Oggi sezioneremo proprio, non solo metaforicamente, questo oggetto tecnico, quindi lo smonteremo, spiegheremo le caratteristiche principali proprio della macchina, e queste caratteristiche sono molto evidenti se voi prendete in mano la lettera 22. Adesso qua ne ho una impacchettata, è bella pesante, ma dopo, cioè non bella pesante, ecco, in realtà pesa non tantissimo rispetto alle altre macchine. Però poi ci spiegherà molto bene Carlo Torchio tutte le caratteristiche. Comunque, dicevo, in questa macchina, aprendo appunto questa confezione, si riconoscono immediatamente due parti. La prima è il cuore meccanico, che è progettato dall'ingegnere Giuseppe Beccio. E poi l'altra parte, invece, è un'elegante carrozzeria in lega d'alluminio che avvolge tutta la macchina ed è progettata da Marcello Nizzoli. Ebbene, questo involucro, che ha vinto anche numerosi premi, è modellato proprio, possiamo dire, per sottrazione, quindi vengono tolte le parti, gli elementi, proprio per, come dire, inglobare perfettamente proprio quest'anima meccanica. Il risultato è quello che conosciamo, che abbiamo visto in molte fotografie, un rapporto straordinario forma-funzione, insomma un rapporto ideale. 3,7 kg, quindi pesante, se si alza così, però certamente era più leggera rispetto alla macchina precedente, che era la MP1, che pesava 5,1 kg. Un'altezza, cioè uno spessore, di soltanto 8,5 cm rispetto ai 10 della MP1. Quindi era una macchina compatta, ecco. Era particolarmente sottile, tanto da essere rappresentata nei manifesti pubblicitari, spesso di profilo, inserita proprio nella biblioteca tra libri posizionati in evidenza proprio il dorso. È una macchina, come dicevamo prima, celebrata in tutto il mondo, è presente in tutti i manuali di storia del design, nei principali musei, ha vinto numerosissimi premi, tra questi bisogna citare il Compasso d'Oro, 1954, alla prima edizione. E in quell'occasione nella giuria erano presenti Alberto Rosselli, tra gli altri, Gio Ponti e l'architetto e designer Marco Zanuso. E tra i vincitori, appunto, Marcello Nizzoli, con due prodotti. Il primo, la macchina per cucire Necchi, e il secondo, appunto, la Lettera 22. Allora, vi presento rapidamente il panel di relatori di questa sera. Abbiamo Marco Succio, che è il sindaco di Aglie, un comune storicamente legato alle vicende olivettiane e in particolare alla produzione della Lettera 22. Poi abbiamo Emanuele Cappelli, che è noto designer, docente presso la Roma University of Fine Arts, ha curato la nuova identità visiva della Fondazione Adriano Olivetti e collabora anche con l'Archivio Storico Olivetti per alcuni progetti di valorizzazione del patrimonio storico olivettiano. Poi abbiamo Matteo Taglienti, il responsabile commerciale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in prima linea per il progetto di creazione del trittico numismatico dedicato alla Lettera 22 del 2020. Poi abbiamo Carlo Torchio, che è un collezionista, una figura di primo piano nel restauro delle macchine per scrivere Olivetti, è un saper fare, possiamo dire, che è ereditato dal papà. Direi, iniziamo proprio da Carlo Torchio, gli lasciamo appunto, come dicevamo, 15 minuti per smontare, sezionare e spiegarci bene il cuore di questa macchina. Carlo, a te. Parto pure? Sì, no. Ti vediamo bene. Sì, sì. Ci sono? Sì, perfetto, procedi pure. Ok, partiamo con la star di questa sera, che naturalmente è la Lettera 22, che qua vedete
nella versione aperta, la carrozzeria Marcello Nizzoli, come aveva già detto Pierre, un oggetto che sta rivivendo una, diciamo, una seconda giovinezza, anche per merito della Olivetti. Devo ammettere che finalmente Gaetano ha dato vita ad un oggetto e l'ha fatto rivivere, secondo me. Parlo anche collezionisticamente parlando, perché dovete tenere presente che i collezionisti sono personaggi che adorano questi oggetti, e nello specifico la lettera 22. Passiamo alla lettera 22, però nella parte meccanica. Eccola qua. Okay. Vedete? Eccola qua aperta, la lettera 22. Un oggetto particolare. Qua la vedete senza carrozzeria, anche perché così mi posso permettere di raccontarvi alcuni particolari, come ad esempio inizierei dalla tastiera. La tastiera della lettera 22, una tastiera che ha una particolarità in comune con tutte le portatili della Olivetti. Un segno distintivo che è l'assenza del tasto 1. In effetti l'1 si fa con la L minuscola o con la I maiuscola. Diciamo che è più bello averlo con la L minuscola. È una macchina con 43 tasti, quindi 86 segni, rispetto alle macchine professionali come la Lexicon 80, che è contemporanea perché nasce più o meno nello stesso periodo, ha qualche tasto in meno. La caratteristica che la distingue è appunto l'assenza dell'uno. Quello che vedete qua in questa posizione, mi raccomando, non è un uno che non funziona, è semplicemente il tasto dell'oltremargine, mi raccomando. Un'altra caratteristica che distingue le lettere 22 è il fatto di essere, sono state prodotte in due versioni, la versione L e la versione LL. LL sta per lettera lusso, la versione L è la versione normale lettera. Cosa cambiava? Cambiava semplicemente che, ecco qua, Pierpaolo fa vedere appunto la valigetta in cartone con la scritta LL al centro. Guardate, questo è il tasto dell'incolonnatore, un tastino rosso che serve, l'incolonnatore serve per mettere in posizione alcune lettere o numeri. Nella versione LL era presente, nella versione normale L non esisteva. Altra caratteristica della tastiera, che pochi conoscono, almeno i giovani non conoscono, sicuramente chi ha qualche anno sulle spalle sicuramente, è il cambio colore nastro. Qua vedete tre posizioni, il blu, il nero anzi, il neutro e il rosso. Il neutro serviva a fare le matrici. Chi si ricorda dei vecchi ciclostili? Ecco, una volta i fotocopiatori non esistevano, esisteva il ciclostile. Veniva fatto appunto con una macchina per scrivere e veniva inciso. Veniva inciso semplicemente senza scrivere, ma semplicemente incidendo il carattere. Un'altra caratteristica importante della lettera 22, adesso passiamo ad un'altra cosa, se no diventa troppo tecnico e diventa anche noioso. In questo caso, se mi puoi aiutare, Pierpaolo, con la slide numero 2. Beh, tu ce l'hai sul numero 5, forse. Ecco, questa qua. Quella che vedete è la scala graduata, eccola qua. Nella parte in alto, vedete, c'è una scala graduata con il numero 87, quindi 87 spazi, e nella parte in basso ce n'è una con 101. Qual è la differenza? Sostanzialmente la lettera 22 è stata prodotta in due versioni. Nella versione con il passo un decimo di pollice o 2,54 mm tra un carattere e l'altro, e invece la possibilità di avere anche il passo un dodicesimo, quindi con l'eletto, quindi più spazi, sempre avendo la stessa dimensione di carrello. Cosa serviva? Vedete che nella parte sinistra c'è un facsimile
di carta bollata. Ad esempio, i notai e gli avvocati, qualche anno fa, non più ora, utilizzavano il foglio di carta bollata, quindi già prebollata, già prepagata. Naturalmente utilizzavano per lo più macchine per scrivere con il passo da un dodicesimo, semplicemente perché guadagnavano circa un 20%. Vedete, la distanza tra il margine sinistro e il margine destro sono 52 battute con il passo, diciamo, pica, che è il carattere grande, e 62 battute con il passo eletto. Quindi un risparmio nell'uso bollo. Questo notai ed avvocati. Ora utilizzano fogli di carta normale, non c'è più questo problema, usano le stampanti laser, ma tempo addietro si utilizzava appunto macchine per scrivere con il passo, diciamo, più piccolino. Passiamo ad ora ad un'altra caratteristica, e se riesci con il... Io ce l'ho sul 3, ma non so, quello con i caratteri. Ecco, qui qua, i caratteri. Allora, parliamo dei caratteri Olivetti. La Olivetti, fino al 1932, acquistava i caratteri per lo più dalla Rodrian, che era una casa costruttrice di caratteri. Dal 1932 produsse in proprio i caratteri. Una delle caratteristiche della lettera 22 è che su questo modello sono stati montati tre caratteri differenti. Uno è il pica, quello che vedete in alto, che è il carattere standard, poi l'eletto, e poi, se scendiamo leggermente in basso, troviamo il lettera. Tenete presente che all'inizio la lettera 22, il lettera veniva chiamato Imperial Elite. Proprio in occasione del lancio della lettera 22, un paio di anni dopo, il carattere divenne lettera. Questi sono i tre caratteri. Una piccola chicca per i collezionisti, così facciamo contenti anche i collezionisti, è se voi guardate al centro del carattere, allora, se riesci a ritornare sul sottoscritto, Pierpaolo, ecco. Al centro del carattere c'è un piccolo numerino. Adesso non so se riesco a farvelo vedere. Questo piccolo numerino... Allontanati un pochino. Aspetta, ecco, rimani fermo. Aspetta. Non va tanto a fuoco. Comunque, va bene. Al centro del carattere c'è un piccolo numerino. Questo numerino, se voi avete una lettera 22 e volete sapere come si chiama il vostro carattere, con l'1 avete il pica, con il 7 avete l'eletto e con l'84 avete il lettera. Questi sono i tre caratteri di serie che venivano montati sulla lettera 22. Vediamo Pierpaolo che apre la sua macchina, vediamo un attimo magari che carattere ha la tua, vediamo un po'. Al centro, se tu guardi, togli il coperchio della macchina, al centro vedrai un numerino piccolino, piccolino. Ciao! Ciao! No, vabbè, non importa, non si vede. Se riesci, Pierpaolo, ad avere quella dei colori, la slide dei colori, o sul numero 4. No, oh, Monica, quella dopo. Va bene. Eccola qua. Allora, questi sono i colori della lettera 22. Sempre ritornando al discorso della rarità dell'oggetto, in questo momento il colore che va, diciamo, per la maggiore è il rosa. Il rosa, vedete qua nella foto in alto, c'è la linea di produzione dello stabilimento di Allier con la linea di collaudo, dove ci sono tutte queste ragazze che collaudano la lettera 22. Importante sono le macchine messe in verticale che vedete sul fondo. Se potete notare che il colore rosa non è molto diffuso, e di qui la rarità dell'oggetto. Ecco, sono per lo più azzurre, verdine, giallo-verdi, ma
il colore rosa compare molto poco. Naturalmente il rosa era la macchina che veniva omaggiata, regalata alle ragazze, quindi di solito per Natale o per compleanno. E in questo momento direi che il colore più richiesto dai collezionisti è appunto il rosa, che vedete nella parte in alto ci sono le varie versioni. Importante perché c'è una certa richiesta. Tenete presente che in questo momento se voi andate su eBay, su subito.it, su Kijiji, che sono i vari, diciamo, portali dove si vendono questi prodotti, e digitate la lettera 22, vedete che anche se la vogliamo mettere su un discorso commerciale, il prezzo sale, è salito abbastanza in questi ultimi. Non dico che sia arrivato ai livelli della Valentin, che è l'oggetto forse che sta vivendo veramente anche lei una seconda giovinezza, ma lo sta seguendo a ruota. Vorrei passare, per terminare questa presentazione, se riesci per Paolo, su Musica per parole, che è il disco... Ecco l'otto. Eccolo qua. Musica per parole. Siamo nel 1959. La Olivetti, assieme alla lettera 22, omaggiava questo disco. Questo disco che, tra parentesi, i testi sono stati scritti da Mario Soldati, quindi un qualche cosa anche di così interessante. È un 33 giri che permetteva anche a chi non faceva, diciamo, non frequentava un corso di dattilografia, non frequentava un istituto tecnico come era la ragioneria, e dove c'erano appunto corsi di dattilografia, poteva permettersi, con la lettera 22 e con questo disco Musica per parole, di fare esercizi di dattilografia. Tenete presente che anche a livello sociale, specialmente per le ragazze, avere un diploma in dattilografia negli anni 50-60 era una porta aperta nel mondo del lavoro. Notai, avvocati, commercialisti prendevano molto volentieri una ragazza che sapesse scrivere a macchina. Piccola nota, vabbè, lo dico così per la cronaca, avendo io giocato sempre con macchine per scrivere, addirittura quando sono andato a militare sono riuscito a non fare, diciamo, le marce, semplicemente perché mi hanno inserito automaticamente in un ufficio sapendo scrivere a macchina. Quindi anche saper scrivere a macchina allora era un plus, sicuramente. Se riesci a passare su la slide successiva, parliamo della Typewriter Art. Eccola qua. Parliamo dei nastri. Eccola qui. Una volta, ora è disponibile solamente il nastro nero e rosso. Una volta esistevano nastri con delle colorazioni diverse: il blu e rosso, il tutto nero, il tutto blu, il verde e marrone, il bianco e nero, e con vari tessuti. Naturalmente, con la Typewriter Art, che è niente altro che l'inserimento di un foglio di carta dentro una normalissima macchina per scrivere, cambiando molto di frequente questi nastri con questi colori, si riesce a fare dei ritratti, dei paesaggi, e ci sono degli artisti, ad esempio qua vediamo in basso Bob Marley, in alto vediamo il nostro Mozart, e questi invece nella parte sinistra ci sono appunto gli esercizi che si facevano nelle scuole di dattilografia, naturalmente molto molto più semplici, ma comunque un inizio, per poi arrivare a dei veri e propri artisti che con queste macchine per scrivere riescono a creare dei veri capolavori. Tutto merito dei nastri. Addirittura c'erano dei personaggi che, non avendo a disposizione dei nastri con dei colori particolari tipo il giallo e l'arancione, erano riusciti, tenete presente che il nastro è alto 13 mm, nelle mercerie erano riusciti a recuperare questi nastri e, colorandoli con delle aniline gialle e arancioni, riuscivano ad avere delle tonalità ed avere questi veri e propri capolavori. Sempre per quanto riguarda i nastri delle macchine per scrivere, possiamo parlare
dei tessuti. Una volta non esisteva come oggi solo ed esclusivamente il nastro in nylon. Sono stati distribuiti nastri in seta, nastri in cotone, nastri in nylon e in polietilene, con delle caratteristiche, diciamo, estetiche sul risultato finale sulla carta veramente interessanti. Naturalmente il nastro in cotone era il nastro che durava di più, molto inchiostrato. Il nastro in seta era il nastro più fine, con una simile a una stampa, diciamo, quasi tipografica, e il nylon era una via di mezzo. Diciamo che il grosso salto di qualità si è visto con i primi nastri in polietilene, che avevano una caratteristica: passavano una sola volta, però avevano una stampa quasi uguale alla stampa tipografica. Quindi queste sono le caratteristiche che, diciamo, facevano questi prodotti interessanti per usi veramente, veramente diversi. Vorrei terminare una piccola... Ecco qua. Riprendo un attimo la lettera 22, penso che siano già passati 15 minuti, quindi Pierpaolo mi sta facendo già dei segni, vedo di concludere, ricordando appunto un particolare della lettera 22, dove ci sono dei punti di ancoraggio, creati naturalmente in produzione, sono le quattro viti che tengono la carrozzeria, dove il designer, e nel nostro caso appunto il nostro Marcello Nizzoli, si è sbizzarrito nella costruzione. Ecco qua, vedete che ci sono appunto questi punti dove ci sono gli ancoraggi, e ha creato questo oggetto che è un mito, simile appunto alla Vespa, alla Fiat 600. Notate le linee tonde, la perfezione dell'allineamento tra la base e il coperchio. Una cosa curiosa nella parte posteriore, le rigature verticali della carrozzeria. E questo appunto, oltre ad aver ricevuto notevoli, cioè grandi premi, è un oggetto che viene considerato e preso in considerazione molto dai collezionisti. Bravi signori della Olivetti. Grazie Carlo. Super. Grazie. Grazie mille, tante curiosità. Faccio una domanda a te, Emanuele. Allora, tu ci conosci bene, perché con te abbiamo fatto i tre precedenti Olivetti Design Contest sui prodotti. Adesso stiamo facendo il quarto invece sul font, e quindi e tutti questi progetti che sono di comunicazione e di cultura nascono e si sviluppano con ragazzi che partecipano da tutto il mondo e che devono venire in archivio anche in modalità digitale e virtuale a scoprire quello che era stata la storia per pensare a qualcosa del futuro. Abbiamo sentito da Carlo adesso e da Pier prima un po' di narrazione sulla lettera 22. Per il mestiere che fai di designer, no? Cosa significa per te oggi la lettera 22, no? E che influenza ha ancora sul mondo del design, per l'approccio, per tutto quello che abbiamo sentito fino adesso? Perché comunque c'è una filosofia dietro, sia nella realizzazione che nello storytelling e che nella comunicazione. Quindi l'insieme di tutto questo cosa significa per il mestiere che fai? Bene, allora buonasera a tutti. Rispondo alla prima domanda. Olivetti Design Contest, non solo per me o per i designer che sono già avviati nel mondo del lavoro, sono dei professionisti, ma penso significhi molto anche per gli studenti, nel senso che proprio in questa direzione abbiamo creato dal 2015, ora siamo appunto nella quarta edizione, dove stiamo condividendo l'entusiasmo di università e accademie di tutto il mondo per la partecipazione. Quindi il brand Olivetti conserva ancora e ha quella capacità di coinvolgimento anche emozionale che aveva una volta. È sorprendente quanto la forza di questo brand abbracci ancora l'immaginario collettivo di diverse generazioni, perché stiamo parlando di diverse generazioni.
Sicuramente la lettera 22 è un oggetto speciale. A mio avviso, per cominciare ad inquadrarla dovremo e anche renderci conto di cosa significa il design di Olivetti. Nella fattispecie della lettera 22 dobbiamo contestualizzarla sia a livello storico che geografico. Nel senso, si inserisce all'interno del boom economico, del miracolo italiano del secondo dopoguerra. Proprio in quegli anni in Italia sono nate diverse icone del design, che sono diventate icone del design nel mondo. E in sequenza cronologica possiamo parlare della Vespa del 1946, lettera 22 1950 e Fiat 500 1957. Quindi abbiamo parlato di tre must assolutamente conosciuti, che sono icone mondiali. Dall'altra parte del mondo, contestualmente, avvenivano dei cambiamenti anche nel mondo della musica o della politica, perché proprio in quegli anni c'era il rock and roll di Elvis Presley e la rivoluzione come cubana di Fidel Castro e Che Guevara. Quindi è una fotografia internazionale, no? E la lettera 22 è una delle pietre miliari. Quindi il secondo dopoguerra è un periodo di riscoperta, di rinascita, di ridefinizione e anche di potenziamento delle attività creative e produttive. Per me quindi è una pietra miliare di tutto questo. Nel mondo del design, quindi, come sono diventati iconici tutti i nomi che ho fatto, la lettera 22 ha, a mio avviso, due principi importanti, che sono quelli della portabilità e della usabilità, perché è all'interno di un contesto in forte cambiamento che anticipa l'arrivo della società liquida, poi teorizzata da Bauman, e che adesso tra l'altro è già stata superata, no? Dall'avvento di una società ancora più liquefatta, che potremmo definire, se andiamo per ordine di stadi, ancora una società gassosa, per dire. Quindi è interessante l'approccio da un punto di vista proprio concettuale, perché il design deve sempre servire all'uomo. Oggi logicamente un progettista non ridisegnerebbe la lettera 22, oggi dovrebbe rispondere ad altri canoni, ma entrare nel pensiero di chi l'ha progettata, quindi Beccio per l'aspetto meccanico, Nizzoli per la parte di design, ci dà una linea guida molto importante. Ci sta dicendo che dobbiamo vivere il tempo che viviamo, trasformare l'oggetto in qualcosa di utilizzabile dalle persone e magari anche indirizzargli la strada. Questo valore intrinseco che ha la lettera 22, che non è solamente formale o solamente meccanico, è un valore concettuale, fa sì che dopo 70 anni la lettera 22 rimanga un'icona del design italiano in tutto il mondo. Infatti è uno degli oggetti che, per esempio, sono italiani che sono mantenuti, che sono esposti al MoMA, se ricordo bene, dal 1967. Quindi l'ispirazione, stiamo parlando di lettera 22, possiamo parlare di Olivetti, di tantissimi altri prodotti che ispirano appunto i designer. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie Emanuele. Io ho una domanda invece per il sindaco. Allora, la Olivetti viene prodotta a partire dal 1950 e, come sappiamo, segna un po' l'inizio, dal 1950 appunto, l'inizio di questo decennio d'oro che, ahimè, si conclude nel 27 febbraio del 1960, quando muore Adriano Olivetti. Però la produzione ad Allier inizia nel 1955. Appunto vorrei chiedere al sindaco cosa ha significato e cosa significa ancora oggi per Allier, appunto, la lettera 22. Sì, grazie. Ma dunque, lettera 22, prima ancora di essere un'icona di design, di tecnologia, di innovazione, per Allier ha significato un periodo di fiorente prosperità economica, come in tutto il canavese.
io sono anagraficamente ancora abbastanza giovane e mi ricordo qualche, non ho sicuramente ricordi di quando è stata prodotta la lettera 22, ma ricordo perfettamente gli anni 90, quando io ero e sono tuttora un appassionato di pesca. Davanti allo stabilimento Olivetti passa il canale demaniale di Caluso, andavo a pescare e mi ricordo un viavai incredibile, insomma, di persone, di lavoratori, parcheggio pieno, muletti che andavano e venivano, insomma, lì era già, diciamo, l'esperienza dell'Olivetti Canone Industriale, quindi stiamo parlando degli anni 90. E quindi il mio ricordo della parte, diciamo, dell'Olivetti produttiva è legato a questi ricordi più di infanzia. Come dicevo, un gran fermento in un'area che era un'area enorme, è un'area enorme, un'area di 30.000 metri quadri, di cui 10.000 edificati, dove da tempo, da ben prima di Olivetti, esisteva uno di quelli che allora erano i più grandi insediamenti produttivi del Canavese, e insomma è ancora molto grande, anche se insomma ne sono poi nati di maggiori dopo. E perché dico che era nato prima dell'Olivetti? Lo dico perché Adriano Olivetti lo acquistò apposta per poter procedere alla produzione della lettera 22 nel 1955, dalla vecchia De Angeli Frua, che era un'azienda tessile, un'azienda che era stata fondata a fine 800, inizio 900, e che secondo Adriano Olivetti poteva avere le caratteristiche adatte per la produzione di questo oggetto, in quanto si trattava di una struttura comunque particolarmente gradevole, ma soprattutto ben organizzata, con grandi finestre, luminosa, e dotata anche di edifici che potevano servire, ad esempio, per la mensa, per la biblioteca, e anche ampi spazi aperti. Il tutto, chiaramente, per poter far sì che potessero avvenire tutti quei momenti di ritrovo che Adriano Olivetti riteneva fondamentali per i propri dipendenti, per i propri lavoratori, e chiaramente andava a cercare in tutti gli stabilimenti che man mano si sono succeduti. Quindi Olivetti è stato in primo luogo uno stabilimento dagli occhi ha dato benessere, ha avuto un impatto fondamentale da un punto di vista lavorativo per migliaia di famiglie, e ha avuto ovviamente una forte ricaduta anche sociale. E devo dire che quella che è la mia esperienza, ancora oggi trovo delle persone ormai anziane che ricordano comunque anche con una forte partecipazione emotiva quel periodo, quel momento. Quando c'è stato l'evento, insomma, l'ha vissuto anche Gaetano questo episodio, l'evento del 27 settembre, quando ad Aglie, in apertura delle celebrazioni per i 70 anni della lettera 22, durante lo spettacolo teatrale di Laura Curino e la presentazione della moneta coniata appunto in tema lettera 22, è arrivata una persona che io conosco bene, del 28, quindi con 92 anni, che è arrivato in piazza, dove ho anche scattato qualche foto, quasi emozionato, raccontando il suo periodo in cui ha lavorato proprio alla produzione della lettera 22. No? E quindi grazie anche a questo momento di riscoperta di questo, insomma, importante prodotto, sono anche emersi degli aspetti, degli episodi che diversamente probabilmente non sarebbero venuti a galla. Io questa persona l'ho vista tante volte, così come altre, ma difficilmente si va a parlare della lettera 22. E insomma è stato anche gradevole poter riscoprire questi aspetti, avvenuti proprio grazie a queste celebrazioni, anche per i 70 anni, a questo tantan, questo parlare che, ripeto, è stato fondamentale per tutto il Canavese, ma in particolare per gli esteri. Grazie mille, Marco. Una domanda a te, Matteo. Allora, io ricordo ancora quando, come poligrafico e zecca dello Stato, ci avete chiesto la
disponibilità a collaborare per la realizzazione della moneta. E ovviamente la risposta entusiastica è stata subito sì, anche perché poi dopo la moneta sono successe anche altre cose. C'è stato il francobollo a dicembre e ci siamo conosciuti in quell'occasione, quindi ci siamo visti alla zecca da voi, dove si fondono le monete, ci siamo visti al museo dall'altra parte di Roma. Ci racconti un pochino tu come è stato fatto questo percorso, cioè dall'idea allo scambio dei bozzetti e fino alle presentazioni a Roma e non solo. Sì, anch'io Gaetano ricordo molto bene questi momenti, tra l'altro mi sembrano una vita fa, visto tutto quello che è successo negli ultimi anni, però è stato un percorso condiviso e che ha portato poi alla definizione di una moneta, che non a caso, come diceva anche Emanuele prima, segue e continua la celebrazione dei miti italiani. Infatti, iniziati prima con una moneta dedicata alla Fiat 500, per passare poi alla Vespa Piaggio e chiaramente anche alla lettera 22 dell'Olivetti. Viaggio che continua quest'anno celebrando un altro mito, sempre della zona piemontese, in tutto altro ambito, che è quello della Nutella. Allora è stato molto bello e anche direi molto divertente vedere come il design della lettera 22 si potesse incastonare in una moneta che ha un diametro piccolo, è una piccola opera d'arte perché ha solo 3 cm di diametro, però è stato molto bello e divertente vedere la creazione di questa moneta che, dico, nasceva a più mani sostanzialmente, perché c'era la mano dell'artista incisore della zecca, Annalisa Masini, c'era anche il tocco di Olivetti, anche il tocco della Commissione Tecnica Artistica, che è la commissione di membri esperti d'arte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne definisce le caratteristiche. E quindi è stata una vera e propria creazione da zero, in cui io penso che siamo riusciti a rappresentare benissimo la lettera 22 nella sua generalità e nelle sue caratteristiche. Carlo prima parlava dei colori, dei nastri che ci sono nella lettera 22. È stato anche divertente, e questo l'abbiamo vissuto insieme a te Gaetano, che abbiamo creato degli unicum, cioè delle rarità mai fatte prima. Ad esempio sulla moneta, che sono poi in realtà 3 monete a rappresentare il colore del tricolore italiano, abbiamo messo 3 nastri, uno bianco e nero, uno rosso e nero e uno verde e nero, che quindi sono unici al mondo sostanzialmente. Così come nella Fiera Mondiale delle Zecche, che si tiene tutti gli anni a Berlino, abbiamo realizzato per l'occasione proprio delle specifiche, degli specifici modelli di lettera 22, bianca, rossa e verde, ancora una volta a rappresentare il tricolore italiano. Quindi è stato bello, dopo così tanti anni, dare nuovo lustro alla lettera 22 e fare delle numero uno, per certi versi, in questo scenario. A proposito del museo, non siamo il MoMA di New York, ancora non ci possiamo vantare di cotanto prestigio, però siamo orgogliosi di ospitare all'interno del nostro Museo della Zecca una lettera 22 che è alloggiata proprio accanto alle monete, anche perché il nostro Museo della Zecca, che poi sarà completamente rinnovato nei prossimi anni, è un museo di archeologia industriale, quindi siamo veramente orgogliosi e non c'era posto migliore di poter ospitare e alloggiare la lettera 22 vicino alle monete che la rappresentano. Grazie, allora sicuramente verremo, come promesso ci dovremo inventare qualcosa anche al museo. Insomma, adesso ci assolutamente, ci questo vale per tutti l'invito chiaramente. Assolutamente, assolutamente. Grazie, sì, Matteo. Infatti l'ho citato perché è comunque aperto, no? Su prenotazione ci si può organizzare a seconda poi delle fasce di movimento che vedremo. Aggiungo 2 parole sul francobollo, perché anche l'idea del francobollo è nata da una chiacchierata con te, quindi poi ho fatto, no, seguendo la procedura, ho fatto la richiesta al Ministero delle Finanze, anzi al Ministero dello Sviluppo Economico, esatto. E poi da lì siamo arrivati a dicembre anche alla presentazione del francobollo. Nel caso specifico del francobollo, oltre a quello della lettera 22, c'era anche quello di Adriano Olivetti. Esatto. Quindi è un bel percorso di valorizzazione continuo. Rifarei un giro di tavolo con un'altra domanda. Comincio da te, Marco. Allora, abbiamo parlato di valori, abbiamo parlato di territorio, abbiamo parlato di comunità, abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di arte, di design. Cosa significa oggi l'eredità di Olivetti per te? Allora, credo che Olivetti, se fosse stata solo una fabbrica come tante di quel periodo, probabilmente non sarebbe diventata quel che è stata,
ma ancora più certamente con la cessazione del suo protagonismo nel panorama economico sarebbe probabilmente caduta nell'oblio. Questa è un po' la mia idea. Quello che ha tenuto in vita l'Olivetti, che oggi secondo me la fa riscoprire, è proprio la filosofia che l'ha caratterizzata, di cui hanno beneficiato ovviamente le passate generazioni che hanno lavorato e che oggi costituisce un modello da perseguire per i giovani. Quello che percepisco è che Olivetti per un certo periodo dell'Olivetti non si sentiva più di tanto parlare. Oggi, grazie anche a te Gaetano, all'attività di comunicazione che si fa, viene percepita, ma non più come una situazione negativa per il canavese. Io chiaramente mi riferisco sempre un po' ad Aglie, no? Perché mi sento dire quando c'era l'Olivetti si stava meglio, adesso non è più così, adesso va tutto a scatafascio. Per anni ho sentito dire questo. Oggi invece non si sente più dire, ma l'Olivetti, parlando di Olivetti, si sente di nuovo un po' di effervescenza, un certo entusiasmo, e probabilmente immagino lo stesso che si percepiva 50 anni fa, 70 anni fa, e secondo me oggi, non essendo più magari in primo piano il tema di 70 anni fa, però da questo entusiasmo può scaturire un qualcosa di diverso, che a mio avviso può essere un rafforzamento della cultura di territorio e il riconoscimento di una reputazione di questo territorio attraverso un denominatore comune che appunto è l'Olivetti. Il canavese in cui Olivetti nasce è un canavese orfano di una unità amministrativa. Il canavese ha dei confini culturali, è un territorio più o meno riconosciuto, con un confine, anche se vogliamo, labile. Però quando esiste un tema culturale che unisce i territori, questi confini si creano quasi in modo automatico, no? E quindi credo che appunto Olivetti vada un po' a rafforzare questo concetto di identità, e con questa identità secondo me si possono creare nuove prospettive anche economiche, basate non solo sull'ambito industriale, ma ovviamente anche su tutto quello che è l'ambito culturale, turistico e insomma legato all'innovazione e alla prospettiva futura di quelli che sono i concetti olivettiani, che sono assolutamente attuali e che anche a me personalmente sono molto cari, perché io ho avuto un nonno laureato nel 1962 con una tesi dal titolo Il concetto di comunità nel pensiero di Adriano Olivetti. Questo è la sua tesi, l'ho letta per la prima volta a 22 anni, ho affrontato l'esame di urbanistica e in uno dei testi che il professor compianto professor Mellano del Politecnico di Torino ci aveva dato da leggere, appunto era un testo, non mi ricordo più il titolo, ma un testo che trattava il piano regolatore della Val d'Aosta, teorizzato appunto da Adriano, e quindi ho avuto modo di leggere molti documenti e oggi quella che era stata la filosofia, i valori, i principi etici del lavoro e della visione della società di Adriano ritengo che siano attuali, e quindi posso unirmi a quello che è stato detto dal sindaco di Ivrea, una prospettiva verso il futuro. Grazie mille. Allora, visto che hai citato appunto Stefano come sindaco di Ivrea, aggiungo solo due parole per chiudere due temi che hai lanciato come ponti per il futuro. Hai toccato il tema di crescita economica, di prospettive, e hai toccato il tema di prospettive anche culturali. Come crescita economica abbiamo fatto, come più o meno tutti sanno, ma lo dico magari per qualcuno che non lo sa, come Olivetti, dei memorandum d'intesa con il comune di Ivrea e con Confindustria Canavese per sviluppare nuove idee partendo dal territorio del Canavese, quindi no, restituire al territorio qualcosa che abbiamo ricevuto prima. Dal punto di vista culturale abbiamo fatto analogo percorso, la famosa collezione d'arte Olivetti, che al momento è chiusa in un caveau, verrà esposta
al Museo Garda di Ivrea a partire da quest'estate, con 5 percorsi espositivi già definiti e con percorsi aggiuntivi multimediali che andremo a realizzare. Ecco, quindi questo è un pochino anche quello che vogliamo restituire al territorio rispetto a quello che abbiamo avuto e che fa parte di quell'effervescenza che citavi. Carlo, faccio a te la stessa domanda che ho fatto a Marco. Cosa significa per te oggi l'eredità di Olivetti? Ma guarda, ti direi, anzi, vorrei fare un paragone, un parallelo calcistico. Tu sai che sono di Torino, quindi sono un tifoso e naturalmente sono un tifoso del Torino, portate pazienza, non della Juve, quindi sono abituato agli alti e bassi. Sapete benissimo che il Toro ogni tanto va anche in Serie B, però noi come tifosi cerchiamo sempre di pensare che l'anno successivo andremo in Serie A e vinceremo il campionato. Tieni presente che io ci ho lavorato da bambino con i prodotti Olivetti, quando mio padre mi faceva andare nel negozio, ci ho giocato, ho lavorato per 40 anni e spero che nella mia prossima attività lavorativa, che sarà, diciamo, forse la pensione, visto che sono vicino a quota 100, continuerò a lavorare con i prodotti Olivetti come restauratore. Questa è una mia idea. Quindi, con gli alti e bassi che può aver avuto l'Olivetti, per me la Olivetti è una fede, come il calcio. Si rimane tifosi della Olivetti, anche se la Olivetti in alcuni momenti ha avuto degli alti e bassi, ma penso che probabilmente nel futuro salirà. Grazie, è il concetto di DNA Olivetti che abbiamo toccato anche prima. Emanuele, tu invece cosa ci dici su questo tema? Eccoci Gae, allora per me l'eredità Olivetti si può riassumere in due parole molto presenti anche nei testi di Adriano, che sono comunità e cultura. E sono, diciamo, sono due concetti da far risuonare con vigore e da continuare a far risuonare con vigore. Userei proprio la metafora della campana per chi ha il coraggio di suonarla, di continuare a suonarla. Grazie. Matteo, stessa domanda anche per te. Allora, anch'io come Emanuele vorrei usare due parole, che sono le parole che anche usiamo nell'ambito della zecca quando ci presentiamo all'esterno, che sono la tradizione e l'innovazione. Cioè, di fatto la lettera 22 e l'Olivetti, come stiamo vedendo anche stasera, è un mito che rimarrà praticamente sempre. Ma è bello vedere anche come l'azienda Olivetti si sia trasformata e sia ad oggi un'azienda profondamente digitale che guarda avanti senza dimenticare il passato. Noi come zecca e come poligrafico, sia tramite i francobolli che tramite le monete, siamo contenti e orgogliosi di raccontare la storia per far conoscere anche ai giovani d'oggi quello che è stato il passato, per conoscere meglio il presente in vista del futuro. E tutto questo lo siamo riusciti perfettamente a realizzare attraverso la lettera 22, attraverso la storia di Olivetti e di Adriano Olivetti. Grazie, grazie mille. No, è bello alla fine sentire questa coralità di incroci, dove più o meno tutti la pensiamo, no? in questo ponte che unisce il passato e il futuro. Gaetano, volevo ancora chiedere una cosa a Carlo, visto che abbiamo iniziato con lui, sarebbe bello anche finire con lui. E abbiamo parlato della macchina, che è sicuramente un oggetto straordinario, però altrettanto interessante è anche la valigetta, varie valigette realizzate con vari materiali e altre confezioni. Ci puoi parlare anche di queste cose qui? Carlo, ci sei? Guarda, per quanto riguarda le valigette, le prime versioni, come tu fai vedere, erano rigorosamente in cartone. Tenete presente che in alcune pubblicità della Olivetti ci sono dei prezzi di vendita diversi. Ad esempio, verso la metà degli anni 50, la lettera 22 veniva venduta a 42.000 lire più IGE 3%, tenete presente che allora l'IGE era il 3%, adesso l'IVA al 22%, ma lasciamo perdere, mentre la versione economica costava 38.000 lire. I 42.000 lire di allora equivalgono a 800 euro di oggi, quindi un paragone anche con i dati ISTA, cioè le conversioni. Mi pare, se non erro, che ad un certo punto la Olivetti fece fare una versione
particolare, abbiate pazienza un secondo, che è questa. Eccola. Mi pare da una ditta di Torino, se non erro, adesso vado a memoria. Questa era la versione lusso ed esisteva una terza versione che era in legno foderato. Diciamo che di valigette della lettera 22 ce ne sono almeno 6 o 7 versioni diverse, con caratteristiche, diciamo, che partono dal cartone allo sky al legno, ma con forme e costi anche diversi, perché avevano comunque dei costi diversi. Vorrei solo alla fine, anche se non me l'hai chiesto, far vedere una cosa. Il libretto di istruzioni della lettera 22, perché secondo me è un piccolo gioiello. Adesso purtroppo questo non è in buonissime condizioni, ma non si tratta di un semplice foglio dove ci sono le caratteristiche, ma è una vera e propria opera d'arte con disegni. No, si vede, ecco, si vede? Così si vede bene, sì. E tra parentesi, se non erro, dovrebbe essere stato disegnata la copertina dal nostro grandissimo Giovanni Pintori. Sì. Quel gran grafico, quel personaggio nato a Tres Nuraghes in provincia di Oristano, che secondo me è uno degli artefici, diciamo, più grandi a livello pubblicitario nell'ambito della Olivetti, e ha pubblicizzato fior di lettere 22, ne ha fatte vendere moltissime con la sua grafica e le sue pubblicità. Grazie Carlo. E tra l'altro nel manuale di istruzione, se non sbaglio, c'è scritto proprio che i tasti non devono essere premuti, ma percossi, che lo trovo straordinario, poesia pura. Ti volevo chiedere ancora una cosa, qual è il prezzo adesso di una lettera 22? Cioè, dovessi venire da te ad acquistare una macchina, 22, qua entriamo in un discorso molto particolare, perché quando si parla di un prezzo, in breve, ovviamente, vedere le condizioni della macchina, se è una macchina restaurata o se è una macchina acquistata su eBay, su subito.it, dove appena la apri, non dico che trovi i topolini, ma diciamo che non è in buone condizioni. Così potrei dire da un 50 a un 150 euro sono okay. I prezzi medi. Tenete presente che fino a qualche anno fa una lettera 22 si acquistava per 20 euro. Dopo tutto questo battaggio pubblicitario, e qua è colpa di Gaetano, è colpa sua, la lettera 22 in questo momento non dico che sta raggiungendo i livelli della Valentin, tenete presente che una Valentin bianca vale sui 500 euro, quindi non è che voglio entrare e farne un discorso commerciale, però prendete come esempio eBay, digitate Olivetti e vedrete 17.000 prodotti venduti in questo momento. Mi però sembra che... Anni fa si vendevano 100, 500 prodotti Olivetti. È vero che molte volte sono cose ripetute, però quando in un eBay trovate alla parola Olivetti, eBay Italia, 17.000 prodotti, un motivo ci sarà, no? Colpa di Gaetano. Colpa di Gaetano. Allora, io condivido ancora lo schermo. Niente, vedete, immagino questo PDF, questa immagine. Allora, questo è l'appuntamento di oggi. E questo è quello della prossima anzi tra 2 settimane, in realtà, il prossimo Olivetti Design Talk, 25 marzo 2021, il titolo è La bellezza in mostra di Showroom Olivetti. Ci saremo noi, quindi Gaetano e sottoscritto, poi ci sarà Alessandro Colombo, architetto, Walter Mariotti, direttore editoriale di Editoriale Domus, poi Davide Maffei, regista, e poi un rappresentante del negozio Olivetti Fai di Venezia. Scusate, sono al Politecnico e qui il Politecnico sta chiudendo, quindi c'è un segnale molto chiaro. Gaetano, ti lascio la parola. Allora, io volevo ovviamente ringraziare tutti i partecipanti. Per chi non avesse visto la prima puntata, è stata caricata sul canale YouTube dell'associazione
Archivio Storico Olivetti, quindi la potete rivedere, così come andremo a caricare anche questa a seguire. Grazie ancora a tutti e continuate a seguirci. Per qualsiasi domanda, adesso non abbiamo visto domande nella chat, se per caso qualcuno avesse... certo, in effetti se ci sono domande... Siamo. Altrimenti teniamo sempre aperti i canali social anche per questo. Quindi ci potete comunque scrivere e vi risponderemo sempre, soprattutto con Luigi che è connesso, che gestisce tutta questa attività sia per Olivetti che per l'archivio. Sì, grazie Luigi, veramente, insomma, il tuo supporto. Qui, è possibile condividere anche le slide? Assolutamente sì, insomma, niente... insomma, sono materiali che possiamo condividere. Niente, anche noi vi ringraziamo. E... Guardate, posso aggiungere una cosa velocissima? Certo. Vedevo nelle domande qualcuno che scrive si dovrebbe parlare anche delle tecnologie di produzione molto sopra, sì, per quegli anni. Ecco. Io non le conosco ovviamente le tecnologie di produzione, però quello che mi farebbe piacere dire è che diciamo in prospettiva degli eventi che riprenderanno per quanto riguarda il comune di Aglie da settembre, se la pandemia ce lo consentirà, con un convegno, una mostra ed alcuni eventi, diciamo, congressuali a tema. Abbiamo deciso, d'intesa con il comune di San Giorgio, con il quale, cioè Aglie Castellamonte San Giorgio, siamo insieme in un progetto che si chiama Tre Terre Canavesane. Abbiamo deciso appunto il coinvolgimento di San Giorgio in cui c'è una persona anziana con più di 80 anni che è stato uno dei maggior detentori di brevetti in ambito Olivetti. Non ha brevetti sulla lettera 22, ma ad esempio è suo il brevetto del sistema a pallina che veniva utilizzato in alcune macchine da scrivere successive. Sì, sì. E quindi proprio in questo senso avremo nel corso della programmazione di Aglie e su San Giorgio degli eventi, dei momenti, delle mostre, dei convegni, dove stiamo ancora definendo gli aspetti organizzativi, proprio per andare anche a toccare questo argomento che è sicuramente di grande interesse. Molto interessante, grazie. Grazie a voi. Matteo, Emanuele, un ultimo pensiero prima di chiudere? Vai Emanuele, scusa. Scusa Matteo, scusa. Allora, io voglio ringraziarvi per questa iniziativa e per continuare a condividere questi aspetti che sono accrescitivi per tutti noi. Buona serata. Anch'io ringrazio per l'opportunità perché è veramente una bellissima iniziativa, abbiamo passato quest'oretta insieme molto molto piacevole e molto interessante, quindi ci vedremo alle prossime puntate, mi viene da dire. Grazie. E speriamo di vederci presto di persona tutti quanti, perché insomma, bella la tecnologia, bello Zoom, ma insomma, poi si parlava di canavese, quindi i mini canavesi anche potrebbero essere occasioni. Esatto, di... esatto, anche a me mancano adesso... Marco parlava di Castellamonte, ci sono varie tappe ormai obbligate che da troppo tempo che non facciamo, quindi insomma bisogna e tornarci. Con Zoom non vengono bene. Esatto. Vi aspettiamo, no. Qua ad Aglie vi aspettiamo, il buon cibo e il buon vino non manca. Beh, comunque un prossimo Olivetti Design Talk da quelle parti, direi, a questo punto. Assolutamente, sarebbe bello, scusa, così lancio... Noi nella Casa Blu, che è la sede di Olivetti, abbiamo fatto durante il Festival dell'Architettura, quindi in quella finestra di settembre che poi è finita con il giorno dell'evento ad Aglie, abbiamo fatto 5 eventi all'interno dell'auditorium che abbiamo. L'idea era, quando abbiamo pensato a questo, era di farli live nell'auditorium. Ovviamente non è possibile. Speriamo che nella seconda serie da settembre invece si possa fare qualcosa live lì e quindi a quel punto sarà più semplice anche rivederci. Ecco. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, arrivederci. Buona serata.